Mi sento benissimo, sensazioni super positive. Abbiamo iniziato da qualche giorno, non vedo l'ora di integrarmi al meglio in questa grande famiglia, i miei compagni, lo staff in generale, chiunque lavora nella Juve mi sta mettendo più possibile a mio agio, quindi sta andando alla grande per ora, anche se abbiamo iniziato da poco. Conoscevo già diversi compagni in nazionale e soprattutto loro mi stanno dando una grande mano. Un po' sentivo parlare da loro di cosa era il mondo Juventus e ora pian piano tutti i giorni sto imparando a conoscerlo sempre di più e vabbè, conosco il fatto che vincere è l'unica cosa che conta. Dopo 10 anni nel Genoa, che devo ringraziare per tutto quello che mi ha dato, sono contento di aver cambiato e di essere arrivato nella più grande squadra italiana, perché comunque sono arrivato qui per migliorare, voglio dimostrare di meritarmi questa opportunità. Diciamo che riconfermarsi di nuovo in Italia è un obiettivo di tutta la squadra. Ognuno ha il suo percorso di crescita, il mio è passato dalla Serie B a Padova, da quell'anno a Pescara che non andò molto bene, al ritorno al Genoa, e la mia crescita tecnica e come persona è stato un insieme di cose che mi ha aiutato, gli infortuni. Non spetta a me dire se sono diventato un giocatore più bravo o meno bravo, però io dentro di me sento che sono diventato una persona migliore e quindi probabilmente mi hanno fatto crescere, mi hanno dato un equilibrio che è servito per farmi crescere anche come giocatore. Non credo tanto nella numerologia, però al Genoa ho sempre avuto l'1, qui non era disponibile perché l'ha preso Vojacek e ho preso il 19 perché è il giorno in cui 5 mesi fa è nata mia figlia, il giorno più bello della mia vita. Sarò scontato e banale, però Gigi Buffon è un punto di riferimento non solo per me o per la scuola dei portieri italiana, ma a livello mondiale è il miglior portiere oggettivamente degli ultimi 30 anni del calcio giocato, quindi ho avuto l'opportunità di allenarmi molto con lui in nazionale, ho cercato di rubargli qualcosa dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale, perché è una persona di uno spessore enorme. Ogni tanto sono uno che gli piace immaginare o fantasticare sulle parate, poi ogni tanto vengono e dici cavolo ci avevo pensato, quindi non c'è un gesto tecnico in particolare, ogni tanto mi fisso su qualcosa che magari ancora non sono riuscito a fare, sai, magari ogni tanto immaginare e fantasticare ti aiuta probabilmente a credere che un gesto sia possibile, quindi magari in partita può avvenire veramente. Se Cristiano doveva andare via da Real Madrid, ho pensato che la più probabile, visto che se ne parlava tanto, sarebbe stata la Juve, e così è stato. Dal mio punto di vista attualmente è il più forte al mondo. Ci potrà dare una mano sia tecnicamente che sia fuori dal campo, perché me ne hanno parlato come un grande professionista. Già la Juve ce ne sono molti, quindi partendo, come ho detto prima, da Barzagli e Chiellini, che sono due persone straordinarie, soprattutto dal punto di vista della professionalità. Noi più giovani dobbiamo imparare da loro per arrivare ai massimi livelli. Ci sono tanti giocatori già nella rosa che calciano benissimo, uno in più che calcia alla grande potrà aiutarci a noi portieri a migliorare.